Grazie per gli interventi che sono degli interventi qualificati, intelligenti e che danno l'idea di quello che è il movimento oggi. Oggi mi fa piacere anche vedere dopo tempo il nucleo di Pescara, no? Che torna in FM. Oggi mancano certamente alcuni dirigenti nostri, sia di Lanciano che di Teramo che di Avezzano, tutti più o meno giustificati. Purtroppo oggi la vita è diventata molto più pressante. Un tempo io mi ricordo quando facevo politica, avevo 17, 18, 19 anni, avevo tutta la giornata per fare volantinaggi la mattina in fronte alla scuola, andare ad aspettare quelli che uscivano sempre dalle scuole per vedere che non ci fossero le liste, poi le riunioni il pomeriggio, gli attacchinaggi la sera, eccetera, eccetera. Uno poteva dedicare tutta la propria vita alla battaglia. Oggi se si è giovani, se si è di mezza età, è molto difficile dedicare del tempo alla lotta. È proprio, io direi che questo è un frutto dell'usura. Quando l'usura cresce, è come se ci fosse un'infezione che cresce nel corpo, il corpo sociale, e pertanto tutti siamo ridimensionati nelle nostre libertà. Questo è un concetto che probabilmente che sto copiando da Ezra Pound o da qualcun altro, qualche economista, diciamo esperto di economia. Va anche detto che, attenzione, questo è un messaggio per noi anziani: gli anziani hanno il tempo libero. Allora, tanti anziani, io ho fatto ieri una riunione in provincia di Ferrara, c'era un bellissimo gruppo, c'era anche un buon numero di anziani. Gli anziani sono oggi milioni militanti, perché hanno tempo libero. Hanno un minimo di certezza economica, stanno tranquilli dal punto di vista economico, ma hanno soprattutto maturato tutta una serie di esperienze, idee, battaglie. Attenzione, è il paleterno che sceglie chi deve fare la sua battaglia, non decidiamo noi i giovani poi non sono i giovani. Oggi gli anziani hanno una grandissima possibilità. Vi dirò di più, anche quando si tratta di stare in piazza e la situazione è difficile, io ricordo una volta un raduno vicino Schio, un punto importante di ricordo dove furono fucilati dei giovani della Repubblica Sociale, e c'era questa riunione di combattenti, ex combattenti, e c'era anche un grosso gruppo di Forza Nuova in quel momento. Allora lì un po' di trambusto, dove andiamo da una parte, andiamo dall'altra, la polizia si mette sempre nel solito modo un po' giacobino per creare gli incidenti. A un certo punto andiamo dall'altra parte, poi io dico attenzione anche alla polizia, dico ci stanno delle persone anziane, state attenti. E sono le persone anziane che mi hanno detto: guarda, tu stai attento a te, a me ci penso io, non ti preoccupare, andiamo avanti. Questo è lo spirito vincente. Con me nel carcere di Poggio Reale c'era Luigi Aronica, autentico combattente, che per motivi politici ha speso nel passato oltre 19 anni di carcere. Sereno, lucido, un bel tipo, basta che lo guardate qui sulla fotografia centrale, no? Sembrano combattenti di altro tempo. Ecco, allora, questi sono i messaggi per gli anziani: non c'è limite d'età. Chiaramente, ha detto giustamente, mi sembra Nicola o Davide, oggi noi dobbiamo riconquistare una gioventù che si sta perdendo, ma si sta perdendo perché innanzitutto è piccola dal punto di vista numerico. Il numero dei, cioè già da 30 anni, da 40 anni in Italia non si fanno i figli, cioè da 30 anni nel sud. Ebbene, quindi significa che i ventenni e i venticinquenni sono molti, molti, molti di meno di quando noi eravamo giovani. Allora, fermo restando che le politiche di uno Stato è fondamentale che ci siano delle politiche proprio forti per la demografia. Io ad esempio ho fatto un tweet ieri in cui dicevo: sì, bene che aumenti per ogni figlio il 200, ma è 700 quello che dà la Francia per ogni figlio, perché è visto come un investimento per il futuro. Oggi noi sappiamo perfettamente che la società italiana, il popolo italiano, ha sostanzialmente accettato quelle che sono le nostre posizioni.
voi pensate sull'immigrazione, noi nel 97 quando parlammo di immigrazione era quasi vista come una cosa di razzisti eccetera eccetera, oggi tutti convengono con quel punto che noi scriviamo, che noi siamo per un umano rimpatrio, che l'immigrazione di per sé è sbagliata, non che c'è qualcosa diciamo di differente fra noi e l'immigrato dal punto di vista ontologico, è l'immigrazione come fenomeno che è sbagliata. Lo sviluppo dell'Africa va accompagnato dall'Europa con decisione, con forza, se non lo fanno gli altri, lo hanno fatto adesso, hanno iniziato a farlo da 15 anni i cinesi. I russi si sono messi in mezzo in questi ultimi 2-3 anni e stanno guadagnando molto terreno, ma gli europei dove stanno? Gli europei hanno fatto solo un pessimo lavoro per quanto riguarda gli inglesi e i francesi, e hanno fatto un buon lavoro invece gli italiani e gli spagnoli. Sono gli italiani e gli spagnoli che possono dare l'ordine all'Africa. Dando ordine all'Africa, questo lo disse per primo Oswald Mosley dall'Inghilterra negli anni 30, lui disse: se l'Africa è in ordine, l'Europa è in ordine, e viceversa. Se c'è caos e fame in Africa, avremo disordine in Europa. Allora, la giustezza delle nostre idee. Attenzione, prima abbiamo parlato di 8 punti, gli 8 punti della ricostruzione nazionale, qui c'è tutto il nostro programma. C'è l'idea appunto della sovranità monetaria, voi dovreste essere orgogliosi di ospitare nella vostra terra il number one della sovranità monetaria, che è Giacinto Auriti, un grandissimo amico nostro, grandissimo amico nostro Giacinto Auriti, si presenta anche con noi alle elezioni quando ci fu Alternativa Sociale. Lui veniva a tutte le conferenze e lui aveva capito in anticipo quello che tantissimi stanno iniziando a capire. Draghi, prima di lasciare la Banca Centrale Europea, ha detto: mi sto convincendo che l'unica possibilità oggi forse è l'helicopter money. Che cos'è l'helicopter money? I soldi che... No, aspetta, che un'elica di un elicottero diffonde per lungo e per largo, cioè dare i soldi a tutti. Ma come? Ma questo è un po' il discorso nostro, la sovranità monetaria, lo Stato emette denaro, emette il denaro che serve emettere. Quello che dice Draghi è, dice, la Banca Centrale Europea dovrebbe dare i soldi gratis. Perché? Perché ce li sta regalando in questo momento, deve in un certo senso aprire le borse, ma il concetto rimane quello, che il proprietario del denaro è la BCE, è quindi Draghi, è la guerra in Ucraina. Voi direte: che c'entra? C'entra, perché voi vi chiedete, sapete quant'è il debito degli Stati Uniti? Il debito pubblico degli Stati Uniti è attorno ai 70.000 miliardi. Il nostro è 2 miliardi e mezzo, e tutti stanno dicendo costantemente: oddio, il debito pubblico, abbiamo un'esigenza di dover pagare, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti no. Io mi ricordo che mi scontrai con Oscar Giannino su questo punto. Oscar Giannino era considerato un luminare dell'economia, e lui mi disse: vabbè, ma mica puoi fare il confronto fra Italia e America. Io dissi: no, noi iniziamo a pagare il nostro debito quando iniziano gli Stati Uniti a pagarlo. Perché gli Stati Uniti non pagano? Lo siete mai chiesto? Perché è semplicissimo. Gli Stati Uniti fanno da soldati in difesa dei grandi potentati e delle grandi famiglie finanziarie. Quindi, fino a che gli Stati Uniti e l'Inghilterra fanno il volere delle banche, riassumiamolo così, i potentati finanziari, diciamo le banche, i deep state generali, fino a che fanno questo, il loro debito non è un debito, ma è un permesso, diciamo, di fare come credere. Allora, questo è fondamentale, perché nel momento in cui uno Stato non fa più quello che gli è stato detto di fare, io mi ricordo che quando lo dicevo questo in inglese a Giacinto Auriti, lui si emozionava, il termine era questo, era call the debt. Chiama il debito,
24 ore all'Argentina, a un certo momento il Fondo Monetario Internazionale, 24 ore dovete ritirare tutti i soldi indietro. L'Argentina dice: come iniziamo a fare questo entro domattina? Poi boom, tutte le banche chiuse. Allora, questo è il potere che loro hanno, quindi significa che i governi, se non fanno quello che devono fare, ricadono in questa fossa, no? Poi è interessante vedere come in realtà l'Argentina si salva. Faccio un piccolo inciso, perché siete tutte persone che capite questo discorso, proprio perché ci avete Giacinto qui che sta in questo territorio. Allora, gli argentini si salvano perché mesi prima avevano fatto i patacones. I patacones era una moneta che diffondevano soprattutto le parrocchie, le associazioni, i gruppi di base. Quando c'è il corralito, lo chiamano, cioè il blocco di tutte le banche, cioè la gente la mattina va a prendere i soldi, è tutto chiuso, scoppiano i primi incidenti, ci stanno anche i primi morti, assaltano i primi supermercati, però interviene il patacones. Con i patacones, a livello di associazione, che succede? Che tutti i negozianti, eccetera, lo recepiscono, lo accettano, e la società va avanti. Io mi ricordo questo libro che viene scritto dal Parlamento Europeo, che parla di tutti gli esperimenti, che dice: i patacones probabilmente hanno salvato la vita di centinaia e centinaia di migliaia di persone, perché sennò altrimenti sarebbe stato un disastro. Allora, noi dobbiamo tenere sempre presente queste cose e capire che in questo momento noi non siamo l'Argentina, siamo l'Italia. L'Europa è strutturata in modo differente, proprio la mente dell'europeo che è differente. L'argentino è più sangue, sofferenza, amore, odio, eccetera, eccetera, molto più radicale come persona, no? Tutti i sudamericani. Noi siamo un po' più attenti. Noi che cosa stiamo facendo adesso come Italia? Come Stato? Nulla. Siamo totalmente affidati all'America. L'America sta portando avanti la guerra in Ucraina, e se, per diversi motivi, ma uno dei motivi principali è la difesa del dollaro. Se loro non riescono a difendere il dollaro come unica moneta centrale, l'America perde prestigio, forza e ricchezza. La Russia ha capito perfettamente questo. La Russia sta lavorando su questo punto da anni assieme al BRICS. Io ricordo, ero a Frosinone in quel momento, passato da Poggioreale a Frosinone, leggevo assieme al mio compagno di stanza Capo Zingaro, uno spada, ascoltavamo la televisione e vedevamo che arrivavano notizie di Putin che sembrava stesse facendo qualche cosa. E c'è un momento in cui Putin dice una cosa, 10-15 giorni prima dell'inizio, diciamo, dell'operazione speciale, lui dice una cosa importante. Dice: purtroppo oramai è inevitabile, mi hanno tolto il SWIFT. Che cos'è il SWIFT? Allora, tutti avete un conto in banca con un IBAN e un SWIFT. Il SWIFT non si menziona più, è un numero che prima addirittura andava scritto, oggi è dato per scontato. È un numero di riconoscimento delle banche. Fra banche si riconoscono con questo SWIFT. Nel momento in cui manca il SWIFT e viene tolto dall'organizzazione centrale, che si trova in Belgio e che sono tutte le banche, diciamo, un gruppo centrale di grandissimi banchieri, tu non puoi né vendere né comprare. Questo è stato fatto nel passato. Sapete dove è stato fatto? A Roma, nei confronti del Vaticano. La sera prima in cui Ratzinger si dimette, c'è apparentemente, si sa, una riunione tumultuosa in cui gli viene detto con chiarezza che non può continuare così, determinate cose non possono continuare così, lui si deve dimettere. La mattina, quando si alza, gli arriva la notizia: è stato tolto il SWIFT. Quindi lo IOR non può più mandare soldi ai missionari, non li può ricevere, è immobilizzato, dà le dimissioni. Nel momento in cui dà le dimissioni, lo prendono con l'elicottero, lo portano a Castel Gandolfo, l'elicottero tocca suolo e ritorna il SWIFT. Capito?
capite l'importanza di questo, di questa arma ricattatoria. Quindi oggi la Russia sta con gli altri paesi del BRICS arrivando ad avere una moneta alternativa a livello internazionale. Però lasciamoli lì, se no ci andiamo a perdere uno scenario importantissimo. Torniamo un attimo a Forza Nuova. Che cosa succede il 9 ottobre? Chi c'era sa che cosa è avvenuto, chi non c'era l'ha saputo. La televisione distorce degli eventi che però comunque noi possiamo riassumere in alcuni fatti fondamentali. Quel giorno 100.000 persone si trovano a Piazza del Popolo. Stante la situazione sicuramente di grande tensione, ma anche di grande spinta popolare, ricordatevi che lì non c'era gente di destra, dice, c'erano tutti gli schieramenti, con direi una leggera prevalenza di gente di sinistra. E la gente di sinistra trova particolarmente interessante che si vada con un permesso dato dalla polizia, dalla pubblica sicurezza, a fare una manifestazione alla CGIL. Lì scatta la trappola, nel senso che i carabinieri, che sarebbero dovuti essere, perché sapevano che c'era questa manifestazione, sarebbero dovuti essere 300, 400, erano 17. La massa arriva. Qualcuno apre da dentro, attenzione, io fino ad oggi ho pensato che fossero, tra virgolette, i nostri che aprivano da dentro. Il processo sta mostrando delle cose incredibili. È stato già identificato un carabiniere all'interno del gruppo che entra nella CGIL, parliamo di 25-30 persone, un carabiniere sicuramente, e poi ce n'è un altro che è quello che apre la porta. Ciò nonostante, voi pensate che in quel momento la gente entra e sfonda tutto? No, perché in realtà era gente del popolo, i politici, noi, io, Luigi, gli altri, eccetera, non sfondano chi entra, che siamo pochissimi, solo io entro a prendermi uno e a dire la frase alla romana, oh, non famo reati, e lo metto fuori, no? E questa che aveva fatto, aveva preso un quadro come, adesso non vedo qui i quadri, un quadro e l'aveva buttato per terra, la devastazione. Quando noi lasciamo la CGIL, i filmati sono chiari, non è successo nulla. 3 ore dopo, capo della polizia, capo della DICOS e capo dei servizi si incontrano e decidono di fare la devastazione loro. Arrivano delle squadre e fanno un po' di danni, 18-20 mila euro di danni. Nemmeno quella è una devastazione, ma dal punto di vista del codice penale, se tu dici c'è stata una manifestazione sediziosa prima e poi una devastazione, poi un grosso danneggiamento, si può configurare la devastazione. Il problema è che non l'abbiamo fatta noi, è stata una grande trappola per colpire il mondo anti Green Pass, che aveva ottenuto dei successi di popolo straordinari. Cioè, mentre le televisioni dicevano questi sono tutti mezzi matti, sono i cosi, cospirazionisti, sconclusionati, folli, eccetera, si raduna un popolo a Roma, si raduna poi un popolo a Trieste, si raduna un popolo poi a Milano, in tutte le città. Oggi noi siamo convinti che esista in Italia un 15% della popolazione, 15%, che non si riconosce più in nessun partito, non va a votare ed ha acquisito, dopo il periodo anti-Green Pass, una vis rivoluzionaria antisistema chiarissima, un 15%, molti di loro di sinistra. Allora, perché la sinistra perde le elezioni? Per questo motivo. Allora, noi tutti siamo stati giovani, abbiamo sempre visto la sinistra, fin dal Vietnam, la libertà del Vietnam, la libertà dei giovani di fronte alle sovrastrutture, alla famiglia, alla cosa, libertà, 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 no? Ma in questo momento la sinistra viene presa in contropiede e Speranza, che è l'uomo più prominente della sinistra, più simbolico anche perché sta lì, fa delle misure che sono di cieco totalitarismo, di bieco totalitarismo,
lo Stato che interviene, lo Stato mette la museruola, lo Stato distanzia i bambini l'uno dall'altro, lo Stato sarebbe meglio, cioè, a un certo punto c'è Corriere della Sera che dice sarebbe meglio che in questo periodo i rapporti sessuali fra uomo e donna si limitassero. Ecco il mondo distopico, il 1984, questi uomini e donne che circolano per strada distanti, che non possono avere più nessuna congregazione, ma noi siamo società, societas, no, ci si leva questo, c'è una nuova concezione cinese. Attenzione, regressione demografica, perché l'altro obiettivo dei poteri forti è la regressione democratica. Quel demente di Cingolani, che poi ha cambiato posizione in modo drammatico in pochissimo tempo pur di mantenere il posto, lui sostiene che siamo troppi, dobbiamo tagliare 3 miliardi di persone. Gli anziani, per gli anziani la proposta è questa: prendetevi il Covid, andate in ospedale, gli ospedali sono talmente pieni di malattie che ve ne andate all'altro mondo, senza nemmeno la grazia dei conforti familiari o religiosi. Questo è quello che è stato fatto. Lo scandalo è che nessuno se ne è accorto. Gli unici che se ne sono accorti siamo noi, Forza Nuova. Addirittura 2 giorni fa noi abbiamo avuto il processo, non so se ve lo ricordate, per la messa che fu celebrata a Pasqua e dove furono arrestate 20 persone. Tutti assolti, ovviamente, ma quello che fu detto in quel momento era un qualche cosa che purtroppo nemmeno i nostri sacerdoti avevano capito. Noi dicemmo: la messa non si può bloccare, perché seppure il paroterno deve essere imbavagliato, è un problema, significa che questa malattia è più importante di Dio. Noi pensiamo che Dio sia più importante, che i nostri riti religiosi siano più importanti, e pertanto ci andiamo. Allora, questo è un concetto, è una filosofia. La sinistra sposa una filosofia, e io purtroppo mi accorgo di questo quando parlo, non voglio dire il nome perché in realtà sto rivelando una posizione personale, però parlo con un importante uomo di sinistra che però ormai non è più di sinistra, avete pure capito forse chi è, e gli dico: ma senti, ma tu che ne pensi di questo Covid? E lui mi dice questo: Roberto, io ho paura. E ho detto: ok, possiamo aver paura, ma come politico come reagisci? Il problema è la provenienza marxista. Mentre io ho una provenienza fascista e cattolica, penso che il mondo sia fatto in modo tale che uno può anche morire, no? E posso anche vedere che la morte si avvicina e posso cercare di schivarlo e farlo con dignità. Mentre lui, da marxista, c'è l'ineluttabilità, il determinismo storico, vale per tutti noi. Allora, loro non capiscono, tant'è che le loro manifestazioni all'inizio sono: o dateci più soldi, dateci più soldi a noi che non possiamo lavorare, mentre noi diciamo: guardate che questo è tutto un fake. E nel momento in cui c'è il Green Pass, io torno poi al discorso principale che arriva dove arriva, nel momento in cui si arriva al Green Pass, è evidente che il sistema marxista, liberale e non voglio dire cattolico, perché il cattolicesimo è una fede ed è, non si può portare, cioè è quella è, ma diciamo cattocomunista, quel mondo lì tradisce le libertà profonde dell'uomo, le tradisce, le abbandona, ed erano delle libertà profonde che noi non avevamo mai visto essere messe in discussione. I bambini che corrono in mezzo alla strada, la classe con i bambini che giocano, che si toccano, che raccolgono una penna per terra e non hanno la mascherina, ho visto cose importantissime, per questo la gente è imbestialita. Il 9 ottobre a Trieste, a Milano, si crea un nuovo mondo ideologico. Ma chi è interprete di questo nuovo mondo ideologico? Noi, perché in realtà...
tutta la nostra visione viene da una concezione dell'uomo e di libertà dell'uomo. Noi non crediamo, non abbiamo mai creduto nelle libertà giacobine, no? La libertà di poter esprimere il proprio voto. Ok, ci sta, ma non è la libertà principale. Le libertà principali sono quelle che noi oggi abbiamo visto essere messe in discussione. Allora lì la sinistra muore. Si scatenano le piazze in tutta Europa, in Serbia i patrioti, i nazionalisti, i nostri, circondano il Parlamento, non fanno passare i ministri. In Belgio, 4-5 dopo che noi, giorni dopo che ci hanno arrestato, vanno in piazza 40-50 mila persone e ci sono incidenti. La gente dice, ok, ho visto proprio in questi giorni, non ho mai visto manifestazioni in Ungheria, in Spagna, in Portogallo, in Francia, dappertutto, dappertutto. La gente capisce che il, definiamolo così, il sacrificio, poi c'è un limite, ragazzi, uno, se uno è militante deve sapere che potrebbe un giorno andare in carcere. Secondo me non succederà più, ormai già si vede il sole all'orizzonte, ma pensate a quello che è stato l'80, l'81, quello che è stato l'80, l'81 in Italia, il 78, 80, 81, la repressione in quel periodo. Gente che si è fatta 4 anni di carcere e poi l'hanno trovata innocente. Noi in fondo ci siamo fatti poco meno di 10 mesi, ci si può stare, però si imparano tante cose. Si capisce, ad esempio, cos'è il carcere, come, purtroppo va detto, il fascismo aveva capito tutto come sempre, e il fascismo era in fase di superamento del carcere. Tant'è che diceva, se una persona va rieducata, se un carcerato va rieducato, gli va dato obbligatorietà del lavoro, obbligatorietà della cultura scolastica e devono andare a messa tutte le domeniche, come se fossero dei ragazzi, no? Una rieducazione, ma umana, che poi portava, già nel codice Rocco, a visualizzare quello che sarebbero state poi le pene alternative. Io adesso non voglio entrare qui e parlare di carcere, che è un discorso estremamente complesso, ma ricordatevi che è un tipico frutto della mentalità giacobina e liberale trattare il carcere come se fosse un pozzo nel quale è meglio non mettere mano. Il nostro mondo, sto parlando anche dei nostri avvocati, storicamente hanno sempre avuto un'attenzione, mio padre era avvocato, mio nonno era magistrato, mio nonno ha dato pure le pene di morte, era il periodo. Mio padre mi diceva sempre però attenzione, la pena di morte può essere un problema perché tante volte viene data verso le persone sbagliate. E in più c'era un'idea del detenuto, Rocco, codice Rocco, li chiama i nostri fratelli detenuti. Allora, stando in carcere, si capisce che effettivamente c'è una profonda ingiustizia. Droga. La droga è il massimo, è l'elemento più importante che porta la gente in carcere. Allora, perché non esiste una polizia che nel momento in cui uno spaccia droga, prende e lo arresta? Non funziona così. Funziona in un altro modo. La polizia, sapete cosa fa? Spaccia droga. Segniamo il nome. Seguiamo, spaccia droga, seguiamo un nome, cioè, continua a spacciare, fallo continuare, fai, vedi la rete, fai che ci sia dopo un anno e mezzo, due anni, la rete, magari un ritrovamento e lì scattano gli arresti, perché quegli arresti sono business per lo Stato, la gente va dentro, quando vanno dentro sono 250 euro che entrano dall'Europa al carcere. Lo Stato che li passa al carcere, 250 euro al giorno. Il detenuto deve spendere, vi do pure la cifra, deve dare 5.000 euro all'avvocato. Tutta la struttura dei magistrati, delle polizie, eccetera, eccetera, considerate che c'è anche un incentivo per i poliziotti per arrestare, fare gli arresti di droga. È tutto un business. Nessuno vuole sconfiggere il traffico delle droghe. Il traffico delle droghe deve continuare con lo Stato che ne prende una percentuale. Mi dispiace dirlo, è così. E allora capiamo che è necessario tutto un altro discorso,
che la droga va stroccata nel momento iniziale. E come l'immigrato non deve stare qui, no? E va umanamente rimpatriato. E lo spacciatore di droga, attenzione, non sto mettendo le cose dal punto di vista etico allo stesso livello, ma lo spacciatore non deve spacciare, punto. Ma voi non pensate che la polizia sappia chi spaccia? Ma gli permette di farlo. E uno si dice, ma perché glielo permetto? Vi ho spiegato perché. Perché l'input che ricevono dal ministero è quello di, aspetta, non andiamo a arrestarli per una cosa, poi escono subito, quello è il trucco. Arrestiamoli quando c'è l'associazione a delinquere, con l'associazione a delinquere possiamo far stare molto dentro. Non funziona così. Perché nel momento in cui tu aspetti quel momento stai permettendo lo spaccio della droga. Per non dire purtroppo, ma quello è un altro discorso, anche della droga che viene spacciata da persone che non dovrebbero spacciarla. Allora, intendo appunto persone dello Stato, ma quello diciamo è un altro discorso. Allora, senza parlare dello Stato, parliamo di quello che è venuto prima. Nicola si è anche, diciamo, come posso dire, si è allungato sul discorso della repressione. La repressione non va mai drammatizzata, va vissuta con serenità. È il sintomo che il sistema ha paura. Quando il sistema ha paura, ti mette dentro. Con noi ha avuto una doppia paura. Io dopo una settimana, 10 giorni, ho ricevuto le visite di chi mi ha detto: Roberto, sciogli Forza Nuova e in 2 giorni uscite tutti. Allora, io sono sul punto adesso di fare un'azione giudiziaria su questo, perché è un tema di una gravità pazzesca. Tu vuoi sciogliere Forza Nuova? Scioglilo, forza, il magistrato. Perché pensate che non ci abbiano provato? Procura di Castrovillari, in sede rinvia giudizio, rimandati a casa. Procura di Modena, nemmeno arrivano al rinvia giudizio. Allora, che cosa significa? Che loro non possono sciogliere Forza Nuova. Ovvio, un motivo lo sapete voi, perché è un movimento che non è la ricostruzione del Partito Fascista, anche perché il Partito Fascista dovrebbe avere degli elementi intrinseci, tipo l'uso della violenza come metodologia e altre cose, che noi non abbiamo mai avuto, lo sanno tutti. Loro che cosa sperano di fare? Loro sperano di fare a un certo punto un altro ragionamento e dire: Fiore ed altri hanno capitanato le piazze, non solo a Roma ma in altre zone, per poi scatenare una sorta di associazione sovversiva in tutta Italia. E mi arriva anche un avviso di garanzia da Napoli su questo. Ma tutto cade nel momento in cui appare evidente ogni giorno di più che la devastazione non l'abbiamo fatta noi, anzi l'hanno fatta loro. Allora, hic et nunc, proprio adesso, in questo momento, noi dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. In questi giorni io ho dato un'immagine. L'immagine è un uomo o una donna, importantissime le donne, che va in piazza e si mette da solo con un giornale così. Allora, è un matto? È un idealista? Io vi dico no, è quello che vince. Perché? Se tu dopo una repressione come quella lì, in cui ricordatevi quel famoso 9 ottobre in cui abbiamo portato 100.000 persone, abbiamo mobilitato il popolo, siamo stati visti e apprezzati da milioni e milioni, la simpatia che abbiamo attratto è enorme, va al potere Fratelli d'Italia, che un giorno si chiederà: però effettivamente è successo qualcosa che ha cambiato le cose in Italia? Se lo chiederanno. Vi ho dato prima la risposta: la sinistra ha perso la sua battaglia culturale e ha lasciato lo spazio all'unico partito che aveva detto no al Green Pass, se ben vi ricordate. Io parlavo con La Russa in quel periodo e gli dicevo: guarda, ma scusa, ma questa posizione, visto che è molto simile alla nostra, spingetela, così ci fate un po' diciamo in un certo senso da cassa di risonanza, da partito che non dico che tuteli, perché uno non si può far tutelare da loro, ma da elemento, diciamo, che addolcisce un po' la situazione. E lui dice: sì, forse lo facciamo, eccetera, però alla fine gli italiani vengono, si ricordano il fatto che Fratelli d'Italia ha preso una posizione differente. Guarda caso, sono loro che vincono, sono anche quelli meno coinvolti, salvo che in questa regione, perché in questa regione il vostro governatore, sì,
portò i malati di Covid nelle RSA, cosa in cui fu maestro purtroppo Fontana in Lombardia, e quello portò a oltre 7.000 morti in Lombardia. Malati Covid nelle RSA, una follia. Io mi ricordo quando seppi sta cosa, gli scrissi un tweet di questa strage. Stanno facendo una strage. Quando a Fontana gli si chiede: ma perché avete fatto questa cosa? Lui, sapete cosa dice? A me me l'ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora si capisce la catena di comando. E anche qui il vostro governatore ha fatto la stessa cosa. È ovvio che ci sono stati morti. Sapete quanto venivano pagati i malati Covid alle RSA? Davano 2.000 se era non in terapia, di più se c'era terapia intensiva. C'era un libretto, una cosa terribile, pazzesca. Comunque, in ogni caso, come dicevo prima, Fratelli d'Italia va al potere con tutto il deep state italiano che apre le porte, lascia la parte, perché in Italia purtroppo funziona così, Salvini, c'era un periodo che Salvini era così e la Meloni era così, trac, succede il contrario. Compratevi il Corriere della Sera di oggi, di ieri, dell'altro ieri, troverete delle cose incredibili. Il Corriere della Sera è diventato pro Meloni, pro Fratelli d'Italia. Allora capite che cos'è l'Italia, che cos'è il deep state. Il deep state è Corriere della Sera, Repubblica, i grandi giornali, le grandi televisioni, quindi anche Berlusconi, e dà un potere assoluto nello scegliere chi comanda. In più ci sono due personaggi, due ministri, che noi subito abbiamo denunciato, perché noi diciamo sempre tutto, noi non abbiamo le politiche nascoste, noi diciamo: Crosetto e Urso sono i peggiori individui che potete aver messo lì come ministri. Perché Crosetto, che poi è quello che il giorno dopo gli incidenti di Napoli, ancora non è uscito che noi siamo coinvolti, perché poi non eravamo coinvolti, lui dice, avevo fatto solamente io un tweet: la gentaglia di FN deve essere fermato, lo Stato deve essere deciso nella repressione. Il giorno dopo di Napoli, quando non c'era stato Roma, non c'erano stati gli altri incidenti di Roma, non c'era stato l'8 ottobre, eccetera, eccetera, e lui che lo dice per primo, Crosetto, ricordatelo bene questo nome. Crosetto chi è? E quello è il grande, non voglio dire trafficante, è il grande costruttore di armi in Italia, uno dei più grandi. Strano che lui sia lui che voglia, che spinga per la guerra in Ucraina. È ovvio che c'è da qualche parte un grosso beneficio. Come Urso. Urso è un personaggio che si muove tra i potentati americani, quelli israeliani, e si è mossa anche attraverso quelli iraniani, perché c'è stato un momento che l'Iran si è alleato a Obama, c'è stata una grossissima operazione finanziaria, e Urso si avvicina agli iraniani. Però quando la Lega dice no, Urso è meglio di no perché è stato vicino agli iraniani, poi nessuno ne parla più. Certo, perché Urso è una delle persone più importanti del deep state italiano. Non so se ricordate, se avete sentito, a un certo momento si parla, a un certo momento io vengo minacciato da un sito ucraino che si chiama Mirovarets. Ok? Questo sito ucraniano, poi scopriamo bene, che è collegato proprio al, diciamo, gruppo familiare di Urso. Allora, che cos'è che voglio dire? Sostanzialmente, Fratelli d'Italia si trova lì dove sta grazie a uno sfondamento culturale di cui noi in un certo senso siamo anche protagonisti e promotori, e poi ha un via libera del deep state italiano che dice: voi potete governare, ma dovete spingere la guerra. C'è una condizione, ce ne sono probabilmente due, anzi tre. Uno, spingete la guerra, la continuità con Draghi e la continuità, more or less, più o meno, con il discorso Covid. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Ritorno all'immagine precedente.
il militante che come un matto sta in piazza col giornale. Questa è la fotografia del nostro simbolo vincente. Se noi siamo capaci, ed è quello che stiamo rifacendo adesso, e vedo le difficoltà, ma vedo che ce la stiamo facendo, a riportare la nostra militanza in piazza, al di là dell'età, perché il problema dei giovani c'è e rimane per qualche anno, noi possiamo lottare in controtendenza, ma abbiamo bisogno di tutti, uomini e donne. Le donne in questo particolare momento stanno venendo di più, perché? Perché proprio capiscono che la casa è in fiamme e devono uscire a fare qualche cosa, non possono rimanere in casa, no? Tra virgolette, devono essere anche loro militanti. In questo momento noi dobbiamo ritornare in piazza. Ecco perché allora, il 1° dicembre, stiamo facendo banchetti e presenza in tutta Italia. Lentamente, ma costantemente ci stiamo riprendendo le piazze e la nostra gente sta riandando in piazza. Va fatto anche in Abruzzo, visto che avete fatto l'altro giorno nel Teramano, ma deve essere qualcosa che viene fatto al centro delle nostre città. Sapete cosa dice molta gente? Ah, Forza Nuova, ma non vi avevano sciolti. Allora, un motivo in più per andare in piazza, fargli vedere che noi non solo non siamo sciolti, ma siamo particolarmente energizzati dalla repressione che abbiamo ricevuto, perché conclama con chiarezza che Forza Nuova aveva ragione e che oggi non è solo il movimento Forza Nuovista che abbiamo visto sino ad oggi, ma è un movimento rivoluzionario ed è l'unico. Che cosa voglio dire con questo? Che è inevitabile che nei prossimi mesi, io non credo ai panorami particolarmente drammatici, ma è inevitabile che ci sia, al lato della grande crisi energetica, la crisi economica, ed è inevitabile anche che il sud Italia, le fasce meno abbienti, debbano in un certo senso soffrire ulteriormente. E allora in questo momento siamo noi che dobbiamo giocare le nostre carte. La sinistra non la può più giocare. Certo, ci riproverà, ma noi abbiamo il DNA e le soluzioni per tutti. Essenzialmente, sempre, siamo in Abruzzo, ricordiamocelo, Giacinto Auriti e la sovranità monetaria. Per questo il 1° dicembre, fra qualche giorno, terremo una conferenza stampa nel centro di Roma. Parteciperà, o a parte il sottoscritto, Nino Galloni. Chi è Nino Galloni? Nino Galloni è un ex comunista, figlio di un importantissimo democristiano. Io lo conobbi nella mia scuola a Roma, io da una parte e lui dall'altra, però lui aveva una caratteristica particolare, lui parlava con i fascisti, no? E lui si sviluppa nel tempo, prima è un capo del Partito Comunista Marxista-Leninista, poi diventa a un certo momento un grande dirigente di Stato e diventa capo direttore dell'INPS, mi pare, e fa una rivoluzione. Lui praticamente cosa cerca di fare? Cerca di rendere la burocrazia amica del cittadino, che è una cosa importante, che è una cosa rivoluzionaria. Poi sono talmente le cose che lui va a scoperchiare e le persone a cui va a dare fastidio che è costretto a ritirarsi e inizia a leggere da keynesiano, faccio una parentesi, inizia a leggere quello che diceva Auriti e la sovranità monetaria, parentesi sul keynesianesimo. Il professore di Galloni è Federico Caffè. Accanto a Galloni, come pupillo, come scolaro, stiamo parlando di livelli post-universitari, c'era Draghi. Erano assieme e avevano lo stesso professore, Federico Caffè. Federico Caffè non aveva le posizioni nostre, ma diceva che i soldi vanno utilizzati, ad esempio, per avere la piena occupazione. Quindi non era proprietà popolare della moneta, ma era una visione sociale della moneta, e pertanto lui dice delle cose sostanzialmente giuste. È quell'idea
che aveva un po' la Democrazia Cristiana, di arrivare all'occupazione totale, alle case per tutti, eccetera, eccetera, che poi derivava molto dal precedente periodo. A un certo momento lui si preoccupa e va da Nino e gli dice: senti Nino, c'è un problema, Draghi mi sta tradendo, è andato in America, è andato in Israele, sta facendo dei discorsi che non sono i nostri. Dopo 3 settimane Federico Caffè scompare, è uno dei grandi misteri della politica italiana, andatelo a vedere, è uno che a un certo punto scompare, il più grande economista italiano, non si capisce il perché. Antonino Galloni è sicuro che lui sia stato fatto sparire perché incarnava una posizione che avrebbe contrastato drammaticamente con tutte le visioni BCE Draghi di questi ultimi anni. Allora, abbiamo detto, la militanza, la strutturazione è fondamentale. Allora, avere i nuclei e le sezioni, considerate che in questo momento noi dobbiamo anche esprimere nella nostra zona qui in Abruzzo per provincia i responsabili, e finché non saranno unite le due regioni effettivamente, come è stato detto prima, sono chiaramente d'accordo sul discorso, ci dovrà essere un coordinatore regionale. Voi dovete tutti partecipare a questa fase, che è anche una fase politica, perché noi, al di là delle elezioni che sono del 24, noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo politico forte in tutte le province, e abbiamo dei buoni rappresentanti oggi, che purtroppo non ci sono, del Teramano, nel Teatino, nella zona di Aquila e provincia, che devono partecipare anche loro a questo processo di decidere un coordinatore, decidere i responsabili provinciali e iniziare una battaglia sul territorio fortissima sui grandi temi della pace, dell'anti-Draghi e della libertà, delle libertà profonde messe a rischio dai vaccini e dal Green Pass. Torno a prima, mi sono dimenticato, il primo dicembre c'è una conferenza stampa in cui ci sarà Galloni, Fusaro, che è un po' il campione dell'antisistema in questo periodo, Adinolfi, che bene o male ha fatto delle battaglie in questi anni molto per i valori etici che contraddistinguono anche poi la battaglia nostra, ed altri si stanno accodando anche qui, alcuni persone, diciamo personaggi di Ancora Italia e altri gruppi, per annunciare la manifestazione dell'8 dicembre. Attenzione, l'8 dicembre deve essere in questa fase, non siamo ancora nel momento in cui il popolo si raduna a Piazza del Popolo come è stato, si raduna a Trieste o a Milano, non siamo ancora in quella fase, ma è importante riprendersi le piazze e far vedere a questo sistema, che non ha ancora cambiato la pelle, che l'opposizione al deep state, all'establishment con il suo volto peggiore, e anche al governo, anzi soprattutto al governo, nel momento in cui è a favore della guerra e a favore delle misure Draghi continuate con il governo Meloni ed a favore di tenere una sostanziale emergenza sul discorso del Green Pass. Ricordatevi che il Green Pass sembra che diventi lo strumento per poter viaggiare. Ah no, certo, non è obbligatorio, però chi viaggia deve prendersi il Green Pass obbligatoriamente. Un massacro. Ci provano, il diavolo fa le pentole ma non i coperti. Io ricordo che la famosa storia di cui si parla adesso, che metteranno un chip col 666, no? Che oggi si dice così, lo troviamo nei siti di cospirazione, eccetera. Io me lo ricordo nell'82 in Inghilterra. In Inghilterra stavano spingendo questa soluzione. Poi a un certo punto gli inglesi hanno detto: noi non abbiamo nemmeno la carta d'identità, ci mettiamo il chip qua. Scompare la cosa. Allora, noi dobbiamo avere questa forza. Tutte le cose peggiori, invece di rinchiuderci dentro la stanza, leggere il telefonino e dire mamma mia è finita, dobbiamo scendere in piazza, il processo contrario, scendere in piazza, parlare con la gente e fare l'opposizione. Così si vince, nell'altro modo si perde. Anzi, io sono del parere che tutte queste idee, non voglio entrare nelle scie chimiche, cioè saranno tutte cose vere, ma questa diffusione capillare di tutte queste cose rischia
di addormentarci. Pertanto, noi abbiamo, non abbiamo ceduto nel momento in cui ci è stato detto di sciogliere Forza Nuova, perché riteniamo che Forza Nuova sia il viatico per la rivoluzione. Noi siamo anche convinti di essere arrivati a quel punto in cui oramai a livello internazionale i poteri peggiori stanno mostrando, si stanno togliendo la maschera e allo stesso tempo stanno perdendo di forza. Noi siamo anche coscienti che sono tantissimi popoli che oggi si schierano in quella che potremmo definire la nostra parte. Ma l'Italia, attenzione, sarà la più difficile, perché sull'Italia hanno puntato moltissimo i poteri forti, proprio perché c'è un odio verso l'Italia. Ecco perché cercheranno in tutti i modi di tenere il livello demografico basso. Gli italiani non devono far più figli. Un effetto del Covid è stato quello. E il bloccare la demografia in Italia significa bloccare la forza della nostra intelligenza, della nostra cultura, della nostra esperienza. I nostri giovani che hanno studiato vanno all'estero, il nostro sud si svuota. Voi pensate, sapete quanti calabresi ci sono nel mondo? 9 milioni. Sapete quanti abitanti aveva la Basilicata 20 anni fa? Il doppio. Questa è la situazione del nostro sud. L'Abruzzo vive la stessa situazione. Allora noi dobbiamo partire dal popolo per bloccare tutto questo, bloccare il crollo demografico, bloccare l'impoverimento e anche l'impoverimento culturale. Ma l'impoverimento culturale che cos'è? È lo sforzo di noi genitori che cerchiamo di bloccare i telefonini dei nostri figli, che è un'emergenza in questo momento, il tentativo di mettere su delle homeschooling che già stanno affiorando su tutto il territorio, dove abbiamo gente nostra che ha un'impostazione culturale che insegna i nostri figli. C'è gente che ha ritirato i figli dalle proprie scuole per fare questo. E poi la sovranità monetaria, perché nel momento in cui esce il primo esperimento di sovranità monetaria, moneta buona scaccia la moneta cattiva. Questo è quello che diceva appunto. Concludo. Io vi prometto che tornerò presto qui in Abruzzo, ma voglio trovare tutta la nostra militanza, tutti i nostri quadri, ma che animati da una volontà, la volontà veramente di rendere il nostro movimento qui in Abruzzo una vera realtà politica, una realtà politica che non compromette con nessuno, che non compromette con le proprie idee ed ha un solo alleato, il popolo. E il popolo noi l'abbiamo visto. Io il 9 ottobre ho visto il popolo. Non era né di destra né di sinistra, non era animato da odio, in quel momento forse nemmeno da amore, ma non da odio né da amore, ma da forza. Tantissime donne, tantissima gente che non aveva mai fatto politica, non aveva mai toccato le strade. Ecco, quello è possibile quando emerge una battaglia e soprattutto quando emerge l'avanguardia che li guida in quella battaglia. Grazie.